Carissimi concittadini, buonasera. Come anticipato stamattina alla stampa, ho emanato qualche ora fa un'ordinanza che prevede il ritardo del ritorno a scuola nella nostra città, cioè non si rientrerà a scuola in tutte le scuole di ogni ordine e grado, è compreso negli asili nido e nell'istituto Toscanini e anche per gli enti di formazione lunedì 10 gennaio, ma si farà didattica a distanza per l'intera settimana. Nel frattempo vedremo l'andamento della curva epidemiologica e quindi rivaluteremo eventualmente quando rientrare a scuola. Nel frattempo si farà e sarà predisposto uno screening per la popolazione scolastica che potrà permetterci di ritornare a scuola in massima sicurezza. I dati sono monitorati continuamente. L'ultimo dato che mi è stato fornito è di mezz'ora fa e ci dice che a Ribera ci sono circa 546-47 soggetti positivi al Covid. Di questi il 50% sono under 30, cioè soggetti in giovane età. Ecco anche la ragione per la quale abbiamo deciso di rimandare l'apertura delle scuole. E in questa quarta ondata il virus si è dilagato in maniera veramente prepotente, causando anche delle difficoltà adesso nelle strutture sanitarie. Il nostro ospedale è quasi saturo, si registrano 10 ricoveri nella terapia intensiva e voglio sottolineare che soltanto un soggetto risulta vaccinato tra i ricoverati, gli altri non sono vaccinati. Questo per dire quanto è importante fare ricorso alla vaccinazione. Invito tutti ancora una volta a fare ricorso alla vaccinazione, a aumentare il numero dei vaccinati, perché è uno dei pochi strumenti, sono l'unico che abbiamo nel contrasto a questa malattia, a questa diffusione del virus. Gli altri strumenti sono quelli del buonsenso e delle norme di prudenza, cioè l'utilizzo della mascherina, evitare gli assembramenti davanti alle attività commerciali, davanti ai bar e davanti agli uffici pubblici, e garantire quindi il distanziamento sociale, evitare che si possano fare feste, c'è il divieto di qualsiasi attività di intrattenimento musicale non nell'ordinanza, sia all'interno che all'esterno dei pubblici esercizi fino al prossimo 31 gennaio 2022, è compreso anche la chiusura dei circoli ricreativi culturali e dei club, perché anche in questi luoghi si rischia di aumentare il contagio e la diffusione del virus. E allora mi appello ancora una volta al senso di responsabilità, alla collaborazione di tutti i cittadini. Dobbiamo fare in modo che con i nostri comportamenti si possa limitare e contemperare e contenere la diffusione di questo virus. Una delle criticità che si è registrata negli ultimi 10 giorni è stata anche quello del ritiro della spazzatura dei soggetti che si trovano in isolamento obbligatorio perché positivi al Covid. Fino ad ora questo servizio era stato garantito dall'ASP. Ieri sera, con un comunicato dei vertici dell'ASP indirizzato a tutti i sindaci dell'intera provincia, questo servizio l'ASP lo sospende perché non lo potrà garantire per l'elevato numero di soggetti e quindi ha demandato i comuni per effettuare tale servizio. Ragion per cui stamattina mi sono recato presso gli uffici del comune, l'ufficio ecologia, insieme ai dirigenti abbiamo contattato delle ditte specializzate perché dalla prossima settimana possa partire questo servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti Covid. Ho preteso che avvenga ogni giorno, quindi garantiremo un servizio migliore e più efficiente di quello che finora è stato garantito dall'ASP. Un attimo ancora di pazienza in questo fine settimana per i soggetti che si trovano ad avere nelle proprie abitazioni cumuli di spazzatura Covid. È partito da ieri il drive-in con i tamponi rapidi di ultima generazione, ci ha fatto superare l'impasse della fine dei tamponi molecolari e anche il sovraccaricamento dei lavori dei laboratori di analisi che tardavano nel processare i tamponi molecolari e nel attivare i soggetti positivi e nel dare anche le liberazioni di chi aveva ottenuto la guarigione. Grazie a questo
a questo screening, a questi tamponi rapidi. Noi siamo il primo paese, la prima città nella provincia che è partito con questi tamponi, riusciamo ad avere dati in maniera più celere, a caricare i dati sul sistema e sul portale dell'ASP e a comunicarli in maniera veloce anche ai soggetti interessati. Questo servizio continuerà nei prossimi giorni, si fanno 250 tamponi circa al giorno, è un servizio che stiamo garantendo con una grande attività di sinergia e collaborazione tra amministrazione comunale, Dipartimento di Prevenzione e distretto sanitario della nostra ASP. Pertanto, un richiamo ancora a tutti, nel avere grande attenzione, perché ci dicono gli esperti che ancora il picco dovrà arrivare, è previsto nell'ultima decade di gennaio. Pertanto sappiamo tutti che siamo in piena quarta ondata da Covid, dalla sua variante Omicron che è diffusiva in maniera massiccia, dobbiamo garantire tutte le norme di prudenza, rispettarle tutte, fare ricorso, lo ripeto ancora una volta, alla vaccinazione, perché questi sono gli strumenti che abbiamo per contrastare questa ondata che grande difficoltà, grandi criticità, grandi complicazioni sta procurando non soltanto nella nostra comunità, nell'intera provincia, nell'intera regione e nel resto d'Italia. Grazie e buonasera a tutti.